Benvenuti amici in questo nuovo video, io sono Jafar e oggi vi presento il mio personale progetto qui nel lab di Multiplayer.it. Nei miei video vi proporrò una serie di recensioni riguardanti una categoria di giochi che sta spopolando sul web in quest'ultimo periodo, l'indie horror. Iniziamo quindi con la prima puntata di Spaventi Indipendenti. Partiamo. Il gioco di oggi è One Late Night, pubblicato nel 2013 dalla Black Curtain Studio per PC come free to play. In One Late Night vestiremo i panni di un grafico rimasto bloccato in ufficio causa straordinari, probabilmente non pagati dal boss sfruttatore che passa le sue giornate a tormentare i suoi di... Vabbè, ma sto divagando. Le palpebre si fanno sempre più pesanti e rimanere svegli diventa sempre più difficile. A questo punto non c'è niente di meglio di un buon caffè. Madornale errore. Una volta preso, gli eventi inquietanti si susseguiranno a ritmo incalzante. Fino a che, davanti ai nostri occhi, non si mostrerà la principale causa del cagotto che ci affliggerà per tutto il gioco. Il fantasma. Parliamo ora degli aspetti più tecnici. La grafica risulta essere buona, senza però essere troppo elaborata, anche perché ci troveremo sempre in spazi chiusi e di conseguenza non avremo mai un grande scorcio di vedute. Per quanto riguarda l'audio, questo accompagna bene le sessioni di gioco, senza infamie e senza lodi. Parliamo infine del fattore S, ovvero il fattore scagazzata. In One Late Night questo fattore è molto presente e viene anche amplificato dall'ambientazione, che, da semplice ufficio, si trasforma nel teatro di un vero e proprio incubo. Accanto a questo ci darei anche l'ottima tempistica, basti pensare al fantasma che non appare mai né troppo raramente né troppo spesso. Proprio a queste apparizioni si lega però il difetto più grande di One Late Night, infatti non sarà raro trovarsi in una situazione in cui nascosti ci troveremo a fissare i movimenti del fantasma, che però farà lo stesso con noi, ovvero ci guarderà per alcuni secondi per poi sparire. Più che con un videogioco, in One Late Night avremo a che fare con una vera e propria esperienza. La paura dell'ignoto e il senso di impotenza di fronte agli eventi saranno i due elementi principali di questa esperienza horror. Proprio per questo motivo lascia la mano in bocca all'audio, infatti questo, pur senza sbavature, con un po' di audacia in più avrebbe potuto far fare il salto di qualità a questo indie. Se queste sono le basi, il sequel di One Late Night, che è già in fase di sviluppo, lascia veramente ben sperare. Bene ragazzi, tiriamo le somme per questa mia prima recensione. Allora, la pagella di One Late Night recita 7 per il gameplay, 7,5 per la tecnica e 7,5 per il fattore S, per un voto complessivo di 7,5. Bene ragazzi, prima di salutarvi definitivamente ci tengo a ringraziare tutto lo staff di Multiplayer.it Lab e in particolare Fabio, perché con lui ho parlato principalmente, e per avermi dato appunto l'opportunità di caricare questo mio primo video. Detto questo si conclude il video e fatemi sapere se vi è piaciuto. Ciao!